sorgeva una delle baraccopoli più grandi di Messina. È stata demolita durante l'amministrazione De Luca, a cavallo fra il 2021 e il 2022, è rimasta questa immensa area un non luogo. Adesso cosa diventerà? Siamo in un'area di circa 14.000 metri quadrati che era caratterizzata da una densità altissima di baracche con una quantità di amianto importante, quindi l'essere riusciti ad assegnare gli alloggi ai residenti e contestualmente aver demolito tutte le baracche è già un grande successo. Questa è una delle tre macro aree, diciamo, il progetto Pinqua, ed è, fa parte di, diciamo, del progetto principale, quello per intenderci, che ha ottenuto un finanziamento di circa 100 milioni e che vedeva come soggetto promotore la città metropolitana e come soggetto attuatore il comune di Messina. Oltre alla realizzazione di alloggi che, ricordo ancora una volta, non necessariamente saranno assegnati a chi prima viveva in baracca, ma potranno avere delle dinamiche virtuose che vedranno assegnazioni per esempio alle giovani coppie o piuttosto che a studenti, insomma con una filosofia che serve a delocalizzare e non definire dei ghetti come è successo in passato. Ma non saranno solo alloggi, diceva? Non saranno solo alloggi, all'interno di tutti i lotti, devo dire, si è previsto una forte componente di opere d'urbanizzazione e nello specifico in questo lotto avremo un parco che sarà collocato nella parte retrostante e limitrofa alla scuola, ci saranno ai piani terra delle sedi per asili nido e allo stesso tempo dei luoghi per far stare in tranquillità anche gli anziani. Di quanti alloggi parliamo? Ma all'epoca la previsione era di circa 89, probabilmente in un ridimensionamento ne saranno costruiti qualcuno in meno. Purtroppo, e sottolineo purtroppo, il progetto Pinqua nasce come finanziamento nazionale e quindi promosso dal Ministero delle Infrastrutture, ma poi per un gioco di denari, insomma, che serve allo Stato, è stato passato al PNRR. Questo perché lo dico? Perché la programmazione per il Ministero delle Infrastrutture prevedeva un cronoprogramma decennale. La programmazione PNRR, come sapete, è quinquennale e quindi i tempi sono compressi in maniera significativa, ciò significa che bisogna correre. Ma il progetto Pinqua non si ferma a fondo fucile, saranno toccate altre zone di Messina e non saranno solo i 100 milioni a cui accennava prima. No, esiste un'altra componente del Pinqua che vede in questo caso il comune di Messina sia soggetto attuatore che soggetto proponente e riguarda tre progetti per circa 45 milioni di euro. Avremo interventi che si svilupperanno in un'area a Bisconte, all'Annunziata, a Camaro Sottomontagna e Rione Taormina. I progetti sono pronti, quando potranno partire i lavori? Il lotto che probabilmente partirà per primo sarà quello di Bisconte, dove credo già al prossimo mese si cominceranno le attività propedeutiche, quindi le opere di contenimento, le opere di urbanizzazione generale e poi a seguire tutti gli altri. Tutto questo tipo di attività, oltre a ricucire aree della città che oggi, come lei ha ben espresso, un concetto caro a Marco Augé, il non luogo, diventeranno elementi di pregio della città stessa, quindi elementi che serviranno a ricucire e ad integrarsi in un tessuto che inizialmente era degradato perché utilizzato con baracche, insomma fogne a cielo aperto e quant'altro. In quest'area specifica alle nostre spalle possiamo vedere un altro, diciamo, baluardo sociale del territorio, che è la scuola Albino Luciani. La stessa sarà oggetto di lavori di riqualificazione
riqualificazione e di manutenzioni straordinarie, che fa parte di un più grosso progetto, perché l'Albino Luciani si delocalizzerà nella scuola Ettore Castronovo che è stata ricostruita. Quindi è un insieme di ragionamenti che vanno a comporre un mosaico complessivo.